cosa ha di particolare la Libreria di Roma? Una volta la libreria non c'era e fu una idea del professor Subiglia, fine degli anni 40, inizio degli anni 50, insieme a un gruppo di amici, quindi inizialmente fu un'iniziativa privata, che nel panorama culturale italiano, in una città come Roma, con la sua università e con le numerose facoltà pontificie, fosse essenziale che anche la cultura teologica, in particolare protestante, avesse una sua rappresentanza. E così per decenni questa libreria fu soltanto, non soltanto un luogo in cui si potevano trovare a Roma i libri di Karl Barth, di Bonhoeffer, in lingua straniera anche i grandi autori protestanti, ma fu anche proprio un punto di incontro fisico. Il professor con la cultura protestante, il professor Subiglia, passava qui lunghe ore e chi voleva discutere con lui o con altri interlocutori protestanti sapeva che qui in libreria lo trovava. La Claudiana di Roma è inserita all'interno dell'edificio del Tempio Valdese di Roma, Piazza Cavour, e si trova proprio tra il luogo di culto e la Facoltà Valdese di Teologia. Avere qui una vetrina e dietro alla vetrina dei libri e dietro ai libri degli interlocutori che ancora ci sono con chi attraverso la libreria si avvicina a noi, ecco, questo ci sembra il punto importante. La facoltà non partecipa direttamente alla gestione della libreria perché non ne avrebbe le competenze e gli strumenti, ma decidemmo di sostenere la fase claudiana, diciamo così, della libreria regalando e organizzando questo secondo locale di vendita. Un bel dialogo soprattutto con gli studenti, che arrivando da più parti, sia dell'Italia che altri invece da paesi per lo più europei, ma insomma penso soprattutto alla Germania, hanno un punto di incontro anche tra di loro fuori della facoltà, ma soprattutto hanno un confronto con qualcuno che è di Roma e che in qualche modo rappresenta un po' la città. Abito qua dietro e studio qui alla Facoltà Valdese di Teologia e quindi è la libreria più vicina. La Claudiana è fondamentale anche per il collegamento con la biblioteca della Facoltà Valdese. Questa libreria è un punto di incontro, è un punto di acquisto di libri, che è sempre una bella acquisizione nella nostra vita, ed è, diciamo così, una finestra della facoltà aperta sulla piazza Cavour, per cui è molto importante. Devo dire che quindi è importante, a parte la facoltà in senso stretto, ma che in questo luogo dove c'è la chiesa valdese, la facoltà stessa, ci sia un polo culturale dove aperto sulla strada, dove la gente può entrare e chiedere informazioni. Credo che, come spesso accade per le librerie claudiane, questa abbia un effetto difficile da quantificare ma reale anche per la comunità locale, insomma, per la chiesa di Piazza Cavour. In questo momento sarebbe quasi impensabile, ecco, questo luogo in generale senza la libreria. Essere attaccati al Tempio di Piazza Cavour significa anche effettuare dei servizi di in qualche modo di collegamento, di informazione per le persone che passano su cosa succede all'interno della chiesa, concerti piuttosto che altre iniziative, o anche proprio di informazioni su chi sono i valdesi, quando c'è il culto, dove trovo il pastore, di tutto e di più. Per alcuni membri di chiesa che vivono in zona, sì, sicuramente è un punto di riferimento per l'acquisto dei libri, altrimenti lo diventa, come dire, per interposta persona, nel senso che quando la gente viene in chiesa la domenica prende i libri della Claudiana che noi veniamo a prendere qua. È un luogo di relazioni tra persone e anche con i libri, e quindi da questo punto di vista mi sembra molto importante. Qua abbiamo la possibilità, come membri di chiesa, di trovare dei libri che riguardano appunto la teologia e la storia delle religioni e la storia della nostra chiesa. Tutte le cose, le esigenze che noi abbiamo di studio, di approfondimento, riusciamo a colmarle. È un po' uno sportello diaconale, lo è abbastanza, sì. Da questo punto di vista sì. Anche perché noi siamo aperti 6 giorni su 7 e la chiesa, ahimè, no. Spesso si entra in chiesa sia fisicamente sia in un senso più profondo
attraverso la libreria, non è un fatto occasionale. Questo va ricordato. Purtroppo questo non fa bilancio e anche questo va tenuto presente, perché viviamo in questo mondo e non in un regno di puri spiriti. Però il fatto è reale, concreto, corporeo, misurabile anche. Una libreria aperta dunque verso l'interno, verso Chiesa Valdese e Facoltà, ma anche verso l'esterno, verso quartiere e città. La Libreria Claudiana di Roma è un posto molto accogliente, prima di tutto, nel senso che oltre a trovare dei buoni libri, noi abbiamo la possibilità di utilizzare la sala che la libreria ci mette a disposizione come associazione di quartiere e avere la possibilità di incontrare non solo i nostri soci ma di aprire anche ai giornalisti è un'opportunità veramente rara. Nel tempo è diventata una specie di centro culturale perché qui succedono tante cose. Ecco, quindi l'animazione del territorio da parte di una libreria è una cosa bellissima. E ci troviamo nella capitale, Roma, diciamo a Roma ci sono milioni di persone, diverse confessioni religiose, e la libreria Claudiana si può configurare come una sorta di crogiolo che permette a tutte queste varie confessioni religiose di potersi qui incontrare in cerca insomma di quello di cui sono appassionate. Un servizio per la città dunque, personalizzato ma specializzato, un'attività professionale e un'attività diaconale al servizio delle persone.